interviste sono state realizzate a Vercelli e in Valsese, tanto per avere un quadro un pochino più variegato delle obiettive. Con una premessa fondamentale, che sul termine dispersione c'è un dibattito, sul significato del termine dispersione c'è un dibattito ancora molto, molto aperto, perché si va a considerare dispersione esclusivamente l'abbandono, che è l'elemento forse più grave, ha tutta una serie invece di fattori che viviamo quotidianamente, almeno per chi vive nella scuola, che sono la demotivazione, che sono le bocciature, che sono i fenomeni di bullismo, eccetera, eccetera. Allora si è voluto con queste interviste anche sentire il parere degli intervistati su queste che sono le cause, le variabili principali che influiscono sulla dispersione scolastica. Ognuna di queste variabili richiederebbe probabilmente molto più tempo per l'esposizione di quello che è concesso. Vediamo di fare una sintesi. Certamente sul fenomeno di dispersione ha un'influenza relativamente importante la situazione socioculturale ed economica delle famiglie e il ruolo che queste famiglie hanno nella scelta del percorso. Allora, rispetto al passato, almeno su questo ultimo aspetto, quello dell'influenza sulla scelta del percorso formativo, c'è da dire che oggi questo è molto, ma molto inferiore, nel senso che funziona molto bene il passaparola, funziona molto bene la presentazione dell'offerta formativa da parte degli organismi formativi, per cui possiamo dire che andiamo verso una scelta dei ragazzi sempre più autonoma, sempre più autonoma, e questo mi sembra molto, molto positivo. Il quadro che emerge sulla situazione delle famiglie è molto variegato evidentemente. Allora, se vediamo il comparto della formazione professionale, si parla spesso di famiglie di livello socioculturale medio-bassi, che partecipano poco al processo formativo dei figli, quindi ci sono casi di delega totale della famiglia alla scuola, non solo dell'istruzione, ma anche dell'educazione dei propri figli. Anche se questi organismi formativi tendono a rafforzare comunque questo rapporto con le famiglie con riunioni periodiche, con l'invito, con il controllo delle presenze degli allievi, però comunque c'è sempre questa sensazione di delega. Ci sono anche in alcuni casi problemi di difficoltà di comunicazione, non dimentichiamo che c'è una presenza soprattutto nella formazione professionale di alunni stranieri. E d'altra parte l'indagine recente del Ministero dell'Istruzione, sono dati del 2012, parlano del 9% di studenti non italiani presenti nel sistema dell'istruzione. La situazione cambia sensibilmente per quanto riguarda i licei e gli istituti tecnici. A livello socioculturale ed economico delle famiglie più elevato, non si può parlare di vere e proprie imposizioni della scelta del percorso, però sono più frequente la sensazione di una certa imposizione. Tanto è vero che sono più frequenti gli interventi sulle famiglie, soprattutto al primo anno, per dire in parole molto semplici: guarda che questo percorso che è iniziato non va bene, non può proseguire. Quindi un'opera di convincimento
fenomeno di dispersione viene comunque considerato abbastanza marginale dagli intervistati. Anche perché, seconda variabile interessante, le dinamiche soggettive dello studente, immaginazione, demotivazione, bassa autostima, vengono affrontate nel quotidiano con azioni di supporto alle quali la formazione professionale è senza dubbio allenata da tempo, fa parte del suo DNA, ma l'impressione anche con i referenti della scuola è che ormai ogni istituzione abbia i suoi strumenti per tamponare queste faglie. Devo dire che a conferma di quello che affermava prima Luca Marini, che il sistema Vercellese ha un'offerta formativa talmente ampia che alcune situazioni critiche che si presentano con la necessità di cambio di indirizzo vengono risolte abbastanza facilmente, soprattutto quegli organismi nei quali è rappresentata un'offerta formativa molto più ampia, parlo liceo, istituto tecnico, istituto professionale. Difficoltà, altra variabile, le difficoltà relazionali all'interno del gruppo, i fenomeni del bullismo, rientrano purtroppo nella media, l'esperienza personale di interviste realizzate in altri. In realtà non ha fatto che confermarmi la presenza di questi fenomeni, seppure in misura non rilevante o meno rilevante rispetto al passato. Un'altra variabile ancora è rappresentata dalle caratteristiche del percorso scolastico formativo. E qui devo dire che detto degli intervistati, la riforma ha portato modifiche migliorative anche nelle metodologie didattiche, molto lavoro è stato fatto in questi termini, per cui questo fenomeno